Questo tutorial di Arcadia vediamo come poter inserire quelli che sono dei tramezzi all'interno della planimetria. In particolare andremo a inserire in quest'area un nuovo tramezzo che va a suddividere quello che è l'ambiente. Innanzitutto dobbiamo scegliere quello che è l'inserimento di un muro. Possiamo scegliere il muro singolo, muro continuo e indifferente. Io vado a scegliere il muro continuo e dalla finestra di gestione io posso andare a definire quello che è un riferimento. Quindi un punto di riferimento per l'inserimento del mio muro, del mio tramezzo. Clicchiamo appunto sul riferimento e scegliamo quello che è il vertice in quest'angolo del muro in basso a destra. Possiamo scegliere la funzione polare, in modo che in questo caso andremo a indicare la direzione e la lunghezza, la distanza dal riferimento. Quindi andiamo a dire angolo 90, lunghezza distante praticamente 1 metro. Vedete, mi ha posizionato quello che è il muro. Ora io posso scegliere quelle che sono le riferimenti, quindi l'asse centrale di simmetria del muro, bordo destro o bordo sinistro. Vado a scegliere bordo destro e quindi quello che mi resta è andare a inserire quello che è la distanza. Quindi vado a scegliere lunghezza 2 metri, angolo 0 e confermo con invio. Automaticamente mi ha creato quello che è un muro di 2 metri, eccolo qua, con le caratteristiche quindi definite dal muro di mattoni di 12 centimetri. E quindi è andato ad inserire correttamente quello che è il mio tramezzo, prendendo come riferimento il bordo dell'angolo in basso a destra del muro principale.